Ciao a tutti e benvenuti. James Cameron realizzerà l'adattamento del manga Battle Angel, dopo il sequel Avatar 3. Vi dico tutto dopo il video. Fa attenzione. Ragazzi, chi viene con me a New York? 1, 2, 3, 4. 5. 5 ballerini. L'ideale per una crew. Se ci presentiamo come una crew, possiamo farcela. Sono a New York per un dance contest, Battle of Broadway. Wow! Ci serve qualcosa che nessuno abbia mai visto prima. Ehi, io ti conosco. Io diventerò una star di Broadway. Qui guadagneresti molto di più. A quanti di voi importa veramente di questa sfida? È tutta la vita che aspetto un'occasione come questa. Se vado via senza aver vinto, allora ho fallito. Insieme ce la faremo. Ok, andiamo. Make them remember you. James Cameron è attualmente impegnato nella preparazione dei sequel Avatar 2 e Avatar 3. Una volta completata la trilogia, l'autore regista ha confermato che ha intenzione di sviluppare l'adattamento cinematografico di Battle Angel nel 2017. Battle Angel è basato su un manga giapponese di Yukito Kishiro, ambientato nel XXVI secolo, in cui il mondo e la società crollano sotto il peso di una guerra mondiale. Cyborgs e esseri umani convivono, ma sempre più spesso gli umani si servono di pezzi robotici per i loro corpi. Ma cos'è? Praticamente un'evoluzione della chirurgia estetica. Protagonista di questa storia è un robot di 14 anni di nome Alita, che ha perso tutti i suoi ricordi. E per oggi è tutto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!